Un saluto a tutti gli ascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un saggio appena pubblicato dalla Biblioteca Francescana che si intitola Persone, microstorie medievali di vita religiosa a cura di Maria Teresa Brolis e alla quale noi lasciamo subito la parola così che possa anche presentare gli ospiti che eh, ci ha portato e che noi accogliamo con grande piacere. Quindi. Professoressa Brolis, a lei la parola, prego. Grazie, grazie per questo eh, graditissimo invito che mi mette di nuovo in contatto con la vostra bellissima associazione. Chiedo scusa a voi e anche al pubblico che la mia voce oggi non è al massimo, ma vorrei subito precisare che questo libro che vi mostro anche nella bella Copertina, lo dico perché spesso ho avuto anche esperienze di copertine non soddisfacenti, invece, questa è proprio bella. Eh, figura eh, che la curatela sia a nome anche della cara amica Silvia Carraro. Quindi l'ideazione del libro è stata mia e vi dirò il caso Sbelli, lo spunto, ma eh, abbiamo lavorato insieme e devo dire che è stata un'occasione bellissima di collaborazione e di amicizia. Ringrazio anche Edizioni Biblioteca Francescana che ha colto questo volume nella sua collana Fonti e Ricerche e devo dire che è stata una collaborazione anche molto bella con questa eh, casa editrice a cui sono affezionata. Ecco, essendo un libro corale... Nel senso che dopo una premessa di cui vi parlerò, raccoglie ben 15 contributi e voi vi chiederete perché è così sottile. Lo vedete perché abbiamo chiesto saggi, brevi, vivaci, narrativi, ma ben 15 autori che poi nominerò hanno accettato l'invito. Quindi presento subito però tra questi 15. Ringrazio gli amici che si collegano con noi da lontano Nebraska, Stati Uniti, Martina Saltamacchia e dall'URBE, il caro Marco Bartoli. Lasciatemi presentarli molto brevemente, perché dopo questo mio breve intervento loro parleranno della microstoria inserita da parte loro come autori nel volume. Martina Saltamacchia è professore associato di storia medievale e direttore degli studi del Dipartimento medievale e rinascimentale dell'Università del Nebraska a Omaha. Oltre alla laurea alla Bocconi ha conseguito due dottorati in Italia, sempre Bocconi, e negli Stati Uniti. Sta lavorando attualmente a progetti di ricerca incentrati sulle... Sui finanziamenti eh, alle cattedrali, un bellissimo volume che apparirà in corso di elaborazione. Ma che già Martina aveva fatto precedere, in particolare, io sono affezionata a questo libro Milano, Un popolo e il suo duomo del 2007, dove affiora già la microstoria, perché Martina si sofferma. Su un mercante Marco Carelli che lascia quasi interamente il suo patrimonio alla fabbrica del Duomo. Marco Bartoli che parlerà dopo di lei per cavalleria perché di fatto invece il suo contributo è cronologicamente anteriore, Martina ci racconterà una microstoria del 400, Marco del XIII secolo, Marco Bartoli è professore associato di storia medievale verso l'Università L'Umsa di Roma, nonché docente di storia del francescanesimo presso la Pontificia Università Antoniano e Antoniano Mede è anche membro direttivo della Società Internazionale Studi Francescani. Tra i suoi numerosi studi su Chiara, Francesco, permettetemi però di dire che mi ha rubato il cuore e ci voleva, perché era un tema da riprendere assolutamente, un suo recente libro, Santa Innocenza, I bambini nel Medioevo, edizione San Paolo 2021. Ecco, ringrazio appunto. Martina e Marco che mi associano, mi accompagnano in questa presentazione e cederò fra una decina di minuti la parola a loro. Certo, devo anche nominare poi gli altri autori, ma lo farò nel corso della mia breve presentazione. Allora, questo libro vi devo raccontare. Perché lo voglio fare con semplicità, è nato da un episodio che mi è occorso dopo un convegno. Avevo parlato, avevo fatto il mio intervento e un professore, devo dire anche un professore che stimo per tanti studi e di cui non farò mai nome anche sotto tortura, però mi avvicinò e mi disse una frase che mi lasciò veramente perplessa mi piace il tuo intervento ma tu sei sicura che nel medioevo avessero chiaro il concetto di persona io sono un po' cascata veramente dalle nuvole e ho un po' balbettato dicendo ma conoscevano il vangelo però poi, poi era ora di pranzo siamo andati avanti e poi siccome ero veramente un po' meravigliata però questo fatto mi ha indotto a riflettere e mi chiedevo, ma da cosa può nascere questa difficoltà espressa nell'obiezione di questo valente studioso comunque? E ho ripensato, da un lato ah, mi è venuto una, un immediato dubbio sul fatto che si possa confondere la percezione di sé, però questo... Sarebbe un errore grave che non imputo a, a questo studioso. Ha una visione dell'io nella consapevolezza che l'io può avere dopo gli studi di Freud, voglio dire: certo, l'uomo medievale non pensava a se stesso con una coscienza psicoanalitica. D'altra parte quando già nei miei studi degli anni Ottanta mi occupai di Pietro il Venerabile e in particolare cercai di capire l'affetto che legava Pietro a sua madre Rangarda e che è descritto in una bellissima narrazione di una lettera, già allora ero stata messa in guardia dal distinguere dagli aspetti apologetici. Elogiativi, di un racconto agiografico, le notazioni di affetto, biografiche. E anche qua l'affetto di un uomo medievale viene espresso a volte in un modo più oggettivato, se volete a volte anche simbolico, ma si ha una percezione della coscienza dell'io. Sapete benissimo che stanno uscendo dei saggi sulla storia delle emozioni. E sono sulla linea di questa microstoria che noi abbiamo voluto lanciare, dico io e Silvia. Dunque, persona, il concetto di persona, però l'ho fidato, scusate, ma lo dico con una sicurezza quasi direi. Forse estrema, una sintesi sul concetto di persona l'abbiamo affidata a Franco Cardini. Che forse l'unico, e questa è la mia sicurezza estrema, forse l'unico in Europa che poteva offrire un cameo definito di tre pagine, varrebbe la pena solo anche per questo comprarsi il libro. Perché ripercorre il concetto di persona sulla base di una conoscenza teologica che purtroppo è raro trovare ai giorni nostri. Certo, Cardini ha letto de Lubac anche Esegesi Medievale e è qua all'ultimo scaffale di questa libreria che anticipa quella che, che ho di là nel mio studio, ma io non ho avuto ancora il coraggio di leggerlo tutto, perché è straordinario, ma è estremamente difficile. Cardini, invece, ha conosciuto anche il pensiero teologico di grandi pensatori e storici e scrittori della metà del secolo scorso in Francia. Penso a Chenoux, a Gilson, a Congard e allo stesso De Lubac. Ecco perché poteva, non solo grazie a loro, ma una ripresa di, della patristica, perché Cardini fa un escursus, ripeto, brillante e sintetico dalla questione appunto di come il concetto di persona si evolve nel dibattito anche trinitario su e, e mh, dalla patristica antica, Agostino, lui parte da Boezio, ma anche Agostino per arrivare a quello straordinario XII secolo per il quale io nutro un amore che forse neanche il 200 è riuscito a strappare, però riesce a arrivare a definire come i medievali intendessero il concetto di persona e lo Distinguessero da quello dell'individuo, attribuendo alla persona più un aspetto qualitativo, secondo la definizione tomistica, di unità tra corpo e anima, mentre all'individuo quello più quantitativo. Ma, come vi dicevo, la leggerezza di questo libro non voleva. Appunto, trasformarsi in un dibattito di tipo teologico. Quello che io desideravo e che Silvia Carraro ha condiviso era proprio l'obiettivo di inserirci nel filone della micro history, che sapete benissimo, è stata inaugurata in Italia negli anni '70 da Carlo Ginzburg, ma Relativamente all'età moderna, famoso il famoso formaggio e i vermi, ma sulla base di fonti inquisitoriali. Ecco il nostro tentativo, anche percependo un rinnovato interesse per la microhistory, soprattutto negli Stati Uniti, cito Lepore, Trivellato, Thomas Cohen. Questa ripresa della microhistory io e Silvia volevamo lanciarla in riferimento a un orizzonte cronologico più orientato sui secoli secondo e XV, che sono, a mio avviso, ancora poco interessati da questo filone di ricerca. Quindi ci siamo chiesti, è possibile fare micro-storie? di persone quasi sconosciute, tranne in alcuni casi di cui appunto mh, farò ora brevemente cenno parlandovi degli autori e dei mh, personaggi delle loro storie. Ma lasciatemi prima dire un'altra cosa che in questa condensata premessa mia di Silvia eh, volevo proprio dire. Io indubbiamente sono affascinata da una prospettiva anche storica e l'ho messo eh, anche in fondo al libro, in cui la, si ponga in evidenza la centralità della persona intesa non solo come il prodotto e il risultato del suo stato sociale. Ma, come protagonista della storia, in quanto individuo libero che agisce in un contesto storico rispetto al quale può operare delle scelte. Eccoci, tengo a ribadire questo, questo aspetto. Quindi, grazie al contributo di molti autori, si è cercato di tracciare un affresco della vita medievale che tenga in considerazione molteplici punti di vista su persone appartenenti a diversi ambiti sociali dal mercante sognatore al console politico convertito che si fa monaco dal bestemmiatore Pentito che vuole conciliarsi con la Madonna davanti a un notaio. Al talent scout di Santi mi perdonerà l'amico Francesco Mores che eh, usi questo termine per il suo cardinale, ma è veramente un talent scout di Santi dalla devota vedova che poi diventa prostituta dalla ladra di reliquie alle serve eroiche che si aiutano e aiutano i loro padroni in momenti di epidemia e questo devo dirvi che anche mi ha molto colpito visto che questo libro è stato Idea, um, elaborato durante il lockdown. Ora concludo leggendovi i titoli dei carissimi autori che hanno collaborato e in una struttura che è tripartita perché la prima parte si intitola La conversione del quotidiano con Anna Rapetti e. Ecco, i titoli sono sempre a premessa nel nome del protagonista della microstoria, associato a un tema, a una vicenda. Ecco Anna Rapetti, che parla di questo console piacentino che lascia il potere e si ritira in monastero. Anna Esposito parla del bestemmiatore pentito di fronte alla Madonna. Giustino Olgiati... Di Margherita e le altre schiave liberate a Genova, la loro religiosità. Nella seconda parte, Donne comuni nell'universo religioso, a Lester, devo ringraziare Martina che mi ha fatto conoscere, questa splendida studiosa del John Hopkins, che ha collaborato molto volentieri con noi, donandoci una microstoria su Ecidia di Sans. Che fonda una casa con eh, finalità assistenziali con altre donne che si definiscono povere sorelle. Poi segui, segue Silvia Carraro, con Nicoletta da Venezia e un dossier a papa intorno a questa vedova e poi prostituta, con una veramente drammatica e vivace vita sentimentale, segue il nostro Bar Marco Bartoli che presenterà la sua storia poi il professor Mauro Ronzani che parla dell'entourage della beata Gerardesca di Pisa poi Sylvie Duval che parlerà di madri e figlie nei monasteri dell'Osservanza domenicana, anche qua microstorie di madri e figlie Maria Clara Rossi che parlerà di donne Solidarietà fra donne in tempo di epidemia, Giuliana Albini, che ci ha donato un episodio drammatico dell'assassinio di Caterina degli Uberti, donna devota alla vergine e assassinata in un luogo dove poi sorgerà un santuario a lei dedicato a Crema. E la terza e ultima parte, con cui concludo, Damian Smith. Che ha veramente eh, recuperato una storia che potrebbe diventare un giallo, un film, La, il furto di una reliquia cristiana da parte di una donna che era stata rapita e portata alle Baleari, ma che eh, intercetta un mercante, anche parente, che torna in patria e gli dà di nascosto questa reliquia. Lei faceva parte dell'arem del re del Marocco. Poi Francesco Morris, già citato, il Cardinale Giovanni di San Paolo, Deus ex machina tra Giovanni Gualberto e Francesco d'Assisi, Fernanda Sorelli, la cara Fernanda, che ci ha donato un gioiello nel suo eh, affresco familiare Nicolò e Domenico Lyon, fra politica e religione nella Venezia del Trecento. Martina Saltamacchia che ci parlerà e Marina Gazzini che ha descritto il sogno di un altro mercante, Donato Ferrario, che sarà poi appunto eh, pure benefattore di opere assistenziali. Cedo molto volentieri la parola, miei cari eh, colleghi, amici, e vi saluto eh, con molta. Uh, simpatia, lasciatemi sintetizzare con questo termine. Grazie. Eh, buonasera a tutti e innanzitutto grazie per uh, questo invito alla dottoressa uh, Maria Teresa Bro Brolis e all'Associazione Italia Medievale. Eh, vi volevo raccontare brevemente eh, la storia di Marco Carelli, il mercante a cui è dedicata la mia microstoria all'interno di questo volume eh, persone. Eh, dunque, la storia inizia nel 1391, dunque siamo alla fine del 300, eh, da qualche decennio è mh, passata la, la peste nera, e nella, nel centro di Milano si sta iniziando a costruire eh, il nuovo Duomo, ovvero eh, una mh, versione mh, notevolmente ampliata di quella che era la cattedrale di Santa Maria Maggiore, che all'epoca era al centro della città. E, ehm, la, la costruzione di questo di quest edificio procede ehm, grazie alle donazioni soprattutto del popolo, cioè in maniera eh, differente rispetto a quello che invece accade in altre opere, in altre cattedrali e chiese contemporanee in Italia, che erano spesso finanziate con eh, tassazioni sulla popolazione oppure ehm, interventi da parte di principi e regnanti e comuni stessi. Nel caso della Cattedrale di Milano, quello che avviene è che eh, la maggioranza delle eh, donazioni avvengono per via volontaria. Eh, da parte di tutti, per cui dei ricchi che lasciano terreni e possedimenti, così come della gente comune, dei poveri che portano alla cattedrale quello che hanno, per cui magari le, le monete, ma per chi non ha disponibilità di denaro contante anche doni in natura, un, un formaggio, un paio d'uova, una gallina un quaderno, mh, due candele e così via e la cattedrale poi alla fine di ogni settimana la fabbrica ovvero l'ente eh, caricato della gestione e dell'amministrazione di questa costruzione rivende poi tutte queste eh, donazioni e le monetizza eh, in un'asta pubblica. Dunque, fin dall'inizio, la cattedrale di Milano eh, dipende in maniera importante dalle donazioni volontarie della popolazione ed è per questa ragione che nel 1391, eh, dunque. Quattro anni dall'inizio della, della fondazione della prima pietra di questa nuova cattedrale avvenuta nel 1386, viene chiesto al Papa eh, Urbano VI di concedere una speciale giubileo per eh, Milano in cui eh, vengono rimunerati con un'indulgenza le persone che uh, visitano sette chiese a Milano, tra cui appunto uh, Santa Maria Maggiore, e uh, lasciano una donazione per la cattedrale. Ora, tra tutte le persone che uh, rispondono entusiasticamente a questo invito alla carità, c'è il mercante Marco Carelli. Il mercante Marco Carelli era ben noto nella scena milanese, in quanto all'epoca aveva probabilmente tra i 60 e i 70 anni. Ed era capolista della, eh, della matricola della lana sottile, ovvero era tra i, i principali eh, mercanti e eh, manifattori di lana. Eh, Marco Carelli. Era al tempo eh, ricchissimo, eh, possedeva eh, 64 tra case e terreni, eh, aveva eh, notevoli merci, pietre preziose, eh, vesti per un totale stimato all'epoca per 35.000 35 ducati, una somma assolutamente eh, ragguardevole e di molto superiore a quanto la cattedrale riusciva a raccogliere in un anno intero. Dunque, nel 1391, Marco Carelli risponde a questo invito alla carità stilando un testamento il 15 agosto come... Quasi una dedicazione alla Assunta, di cui in quel giorno era la festa, e um, decide di lasciare nel suo testamento tutto il suo patrimonio alla cattedrale. Um, ovviamente potete immaginare lo stupore dei, um, dei funzionari della fabbrica alla notizia di questo testamento. Se non che quello che succede uh, di lì a poco è che finito il Giubileo straordinario del 1391, finita l'afflusso la straordinario di donazioni, ehm, vengono a mancare entrate. E la città si ritrova in un momento di, di carestia e di uh, incremento di tassazioni per via delle costanti guerre che uh, il, il Visconti stava sferrando in quel periodo un po' dappertutto. Um, a quel punto il cantiere della fabbrica del Duomo entra in un momento di crisi. Eh, mettono tutti i lavoratori a part time, eh, sospendono gli acquisti di materiali, eh, cominciano a sospendere anche eh, le nuove assunzioni e cominciano a fare tutta una serie di eh, riunioni di emergenza per capire come fronteggiare la crisi. Infatti in quel momento eh, sarebbe stato assolutamente critico sospendere i lavori, in quanto eh, erano nel momento di, di scavi delle fondamenta e di preparazione e dunque avrebbero annullato quanto fatto fino a quel momento. È lì che a un, uno dei, degli ufficiali viene in mente eh, la do donazione del mercante Carelli, ancora vivo, vegeto e attivo nella mercatura. E uh, idea l'ardita uh, proposta di andare a chiedere al mercante Carelli un anticipo uh, sulla donazione. Dunque, da lì a poco un gruppetto di ufficiali si reca alla casa del mercante e fa presente la situazione di emergenza del cantiere e chiede di poter ricevere eh, un anticipo della donazione. Il mercante è un mercante, per cui sempre uso a ponderare bene le sue scelte. E allora chiede un po' di tempo per pensarci e si presenterà di fronte al Consiglio della fabbrica cinque mesi dopo, dopo preso, essersi preso tutto il tempo per ponderare. Ma la sua risposta lascia tutti di stucco, infatti quello che, che, le che propone non è semplicemente un anticipo, ma ehm, desidera lasciare tutto il suo patrimonio seduta stante, eh, semplicemente chiedendo per sé ehm, un, un ragionevole fitto, in modo da poter avere insomma, un, uh, di che uh, sostenersi da lì fino alla morte. Ehm, la storia non si conclude qui perché ehm, Marco Carelli ehm, non ehm, non va a rinchiudersi in un convento come ci si potrebbe aspettare da un mercante pentito che decide di fare questa donazione per far sì che le porte del paradiso si possano schiudere di fronte a lui. No, e come lui conclude la vita, secondo me, ci dice molto anche di come concepiva sé e il suo lavoro. Marco decide di andare in giro per i vari posti dove lui mercanteggiava, per cui Milano e Venezia, soprattutto come due centri principali dei commerci, eh, a riscuotere tutti i crediti ancora in essere, cioè Quei crediti che eh, per la fabbrica del Duomo sarebbe stato complesso eh, ricevere in insomma, eh, totale, perché eh, i, i patti tra, diver tra stati diversi eh, ponevano limitazioni eh, a quanto un ente eh, come la fabbrica avrebbe potuto fare. Dunque Marco il Mercante, da ricchissimo divenuto povero, eh, spende tutti i suoi ultimi anni di vita eh, ancora facendo il mercante, ma questa volta pro bono eh, a vantaggio della fabbrica e dunque si prodiga nel rintracciare tutti i crediti ancora in essere e in modo da lasciare il proprio patrimonio alla fabbrica alla sua morte eh, nel, nel modo più florido possibile. Ed è proprio a Venezia che infatti muore due anni dopo eh, e da lì la fabbrica del Duomo deciderà di trasportare solennemente il suo corpo attraverso il, il, il Ticino e, e poi il Po fino a Milano. E, e da lì eh, far, eh, per fare una solenne celebrazione di questo mercante che si era spogliato di tutto per far sì che, che la cattedrale potesse eh, continuare i suoi lavori. Ed è proprio a lui che si deve l'ideazione di una cattedrale così grandiosa come il Duomo di Milano, in marmo, non in mattoni come inizialmente... Avevano pensato e con la grandiosità che tutti eh, conosciamo. Beh, molto bello, grazie anche a queste due presentazioni, quella di Maria Teresa che presenta tutto quanto, e questa adesso ultima di Martina. Io anche io saluto Italia Medievale e le ringrazio di questa opportunità. Sono molto onorato di parlare dopo queste due illustri eh, studiose di storia medievale. E lo dico anche perché quando io invece ho iniziato a studiare storia medievale, io mi sono laureato nel lontano 1977, le storiche erano poche ancora in Italia. E gli studi sulle storie delle donne ancora erano un po' ai primi passi in Italia almeno. Lo dico perché in fondo erano passati in fondo 30 anni da quando alle elezioni pubbliche in Italia si era lasciato il voto alle donne, cioè voglio dire che il cambiamento era stato ancora molto recente. Ecco, questo spiega bene anche perché ancora la ricerca fosse poco attenta alla storia delle donne. Bene, quando si è cominciato a fare storia delle donne, per il medioevo ci si è trovati di fronte al muro del silenzio, perché naturalmente le donne, non avendo spesso accesso alla cultura scritta, avevano difficilmente lasciato delle tracce, tranne alcune, e queste alcune erano soprattutto le sante, perché le sante in fondo avevano lasciato traccia più delle altre, per una ragione molto semplice, cioè che nel Vangelo c'è quella frase, lo Spirito soffia dove vuole, ne senti la voce, ma non sai né donde venga né dove vada, così è di tutti quelli che sono nati dallo Spirito. E in base a questa frase, anche... In un generale misoginismo, nel Medioevo gli autori tutti erano convinti che, come dice Tommaso D'Aquino, ali quando ufficio in profezie mulieribus concesso. Cioè, talvolta può accadere che l'ufficio della profezia è concesso persino alle donne, cioè che Dio parla anche attraverso le donne. Quindi quando le donne sono interpretate come sono, sono capite come interpreti della voce di Dio, è chiaro che le si sta ascoltare e quindi le donne sante sono state la voce di queste donne giunta fino a noi. È così che è stata è nata tante cose, eccetera. Quello che solo più recentemente è venuto fuori è che attorno alle donne sante ci sono molte altre donne la cui vicenda è stata molto meno studiata e che invece sono altrettanto importanti. Solo recentemente si studiano, per esempio, non so, eh, eh, la biografa di Isabelle di Agnès d'Arcourt, che è la prima donna che scrive una vita in francese di un'altra donna. Una cosa straordinaria, una cosa molto importante, e, e, eppure non era mai stata studiata. Per parlare dell'Italia, Stefania, la, dic, dic, diciamo, la badessa successiva a, eh, mh, eh, a, a Colonna, eh, bene, eh, scrive la prima biografia di una santa in Italia. Allora io mi sono interessato, di Chiara da Sisi da tanto tempo, ma in particolare, eh, non tanto una biografa, ma eh, certo c'è una circostanza molto particolare. Io ho pensato che fosse valesse la pena di, di, di mettersi a studiare un pochino la figura, una figura molto strana che appare nel processo di canonizzazione di Chiara d'Assisi. Tra l'altro, questo processo è conservato con le testimonianze di 15 donne e 5 uomini attraverso pure un'altra donna, della fine del Quattrocento, che l'ha tradotto in volgare e poi l'ha fatto conoscere. Ma insomma, queste testimonianze di donne sono molto interessanti. E tra queste ce n'è una, che è la terza, che si chiama la Sora Filippa. Che apparentemente non diceva niente di particolare più delle altre, invece, studiando un po' il processo, si capisce che tutte le altre fanno riferimento a lei, che ci sono ben 17 riferimenti a quello che aveva detto Sora Filippa nelle testimonianze degli altri. E lei vuol dire che le altre, per parlare con. I chierici che preparavano il processo evidentemente avevano parlato tra di loro, si erano messi d'accordo un po' anche su che cosa dire, che cosa raccontare e per cos'altro, ma in fondo c'era stata questa Filippa, doveva essere stata un po' il pivot, il quella persona che, se vogliamo dire così, la regista del processo. E allora indagare su chi era sta Filippa è molto interessante, intanto il processo ci rivela di chi è figlia, di Leonardo di Cislerio. E Leonardo di Cisberio non lo conosciamo per altre fonti, come avviene per gli uomini, e cioè che è il signore di sasso Rosso è, è la famiglia più importante di Assisi in sostanza. È la famiglia per, che, che si era messa in mezzo tra Assisi e Perugia, per cui era scoppiata la guerra tra Sisi e Perugia ai tempi quella guerra famosa a cui aveva partecipato anche Francesco d'Assisi. Bene. Questa figlia del signore più importante aristocratico era entrata a San Damiano nella comunità di Chiara. Allora, è già questa è una cosa importante. Non è mai diventata badessa, non è mai diventata un ruolo ufficiale, non ha mai avuto niente, però tutte quante fanno riferimento a lei. Vive con Chiara, ma almeno, almeno 38 anni. Quindi conosce benissimo Chiara e nella sua testimonianza al processo dice delle cose straordinarie che nessun altro aveva detto e che sono tra l'altro delle cose che non verranno riportate nella leggenda ufficiale scritta invece da Tommaso da Celano, che è un francescano, teologo, colto, eccetera, eccetera, e dopo la morte di Chiara a sua indicazione, su commissione del Papa. Allora, io vorrei soltanto ricordarne una di queste cose che dice Filippa perché è una, una testimonianza straordinaria di una visione che Chiara avrebbe avuto. Allora mi permetto di rileggerla con voi perché è veramente molto particolare. Riferiva anche Ipsa Madonna Chiara che una volta in visione gli pareva che Ipsa portava a Santo Francesco un vaso di acqua calda con uno succatoio da succare le mani, e saliva per una scala alta, ma andava così leggeramente quasi come andasse per terra piana. Ed essendo pervenuta a Santo Francesco, Epsosanto trasse dal suo seno una mammilla e disse ad essa Vergine Chiara «Viene, riceve, sugge!» Ed avendo lei succato, Epsosanto l'ammoniva che suggesse un'altra volta. Ed Epsa suggendo, quello che de suggeva era tanto dolce e delettevole che per nessuno modo lo poteria esplicare. Ed avendo succato quella rotondità, ovvero bocca della poppa, donde esce lo latte, rimase intra tra labbri di Epsa beata Chiara, e pigliando Ipsa con le mani quello che gli era rimaso nella bocca, gli pareva che fosse oro, così chiaro e lucido, che ci si vedeva tutta come quasi in uno specchio. Ora questa visione è stata censurata dall'autore della leggenda di Santa Chiara, perché l'idea di un Francesco con una mammella che allatta Chiara sembra essere evidentemente eccessiva. Ma questo ci rivela la grande libertà e la grande non solo di Chiara che ha raccontato la visione, ma soprattutto di questa Filippa che l'ha ascoltata, se l'è ricordata e poi l'ha raccontata a sua volta durante il processo perché ha pensato che, questo, che questa visione fosse un chiarissimo segno di santità. Allora questo è molto interessante perché intanto proprio rivela che noi abbiamo tante volte l'idea di, di un medioevo misogino, un medioevo moralista con tanti problemi. Tante volte siamo noi che siamo più moralisti di, queste, di questi testi. Non so se mi spiego, che la santità per Filippa è una cosa che passa anche attraverso queste espressioni, queste visioni. E questa visione che ha fatto, naturalmente, ci sono stati tanti, tanti studi, tanti saggi. Tra cui vorrei ricordare anche quello che ha scritto Chiara Frugoni, La Gara chiara, insomma, eh, merita di essere ricordato. Ma non è questo adesso che mi interessa, interessa spiegare che Filippa è stata un personaggio fondamentale perché è lei che ha conservato la memoria di Chiara e ci sono buoni indizi per pensare che in fondo Filippa sapesse scrivere. Questo sarebbe una cosa che molti studiosi sono dubit dubitano che in Italia le donne sapessero scrivere già nel 1200, però è vero. Che nella regola del cardinale Ugolino si prevedeva che ci fosse una maestra che insegnasse le lettere alle novizie. Quindi è possibile che anche a San Damiano ci fosse almeno una che sapesse scrivere. Certo, c'era un bel gruppo che sapeva ben leggere il latino. Chiara stessa conosceva bene il latino perché facevano l'ufficio, quindi pregavano il latino. Sette volte al giorno per tutta, per tutta una vita, quindi è chiaro che conoscevano bene il latino, ma saper scrivere è una competenza in più. Ora è molto probabile invece che Filippa conoscesse la capacità scrittoria e quindi che lei sia stata l'autrice di, eh, di, di tutta una memoria di Chiara. Dunque, l'importanza di Filippa non è soltanto nella sua vicenda personale, ma che noi non avremmo accesso e conoscenza di Chiara se non attraverso quest'altra donna, Filippa. E questo mi sembra una cosa importante e mi sembra anche una cosa bella di poter dare il dovuto omaggio a questa donna che ha fatto la sua parte. Bene, io direi che se questo è, è come dire un piccolo saggio dei tutti di tutte le narrazioni che sono contenute in questo volume miscellaneo, beh, bisogna correre a comprarlo perché ognuna di queste storie ha un fascino davvero incredibile, da quella del Duomo a questa di Filippa e a quelle che, di cui ci ha parlato Maria Teresa Prolis. Quindi io a questo punto ricordo il titolo, perché così uno se lo segna e va in libreria, che è. Persone, microstorie medievali di vita religiosa, appena pubblicato dalla Biblioteca Francescana, a cura di Maria Teresa Brolis e Silvia Carraro. E io ringrazio veramente di cuore tutti i nostri graditissimi ospiti che hanno partecipato a questa videopresentazione e tutti i nostri... Eh, Video ascoltatori, ricordo di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org, dove troveranno tutte le video presentazioni realizzate fino ad oggi. Io vi ringrazio davvero tanto. Grazie, grazie ancora, Italia Medievale, grazie, Maria Teresa e grazie, Martina. Grazie a voi. A presto, grazie.